Benvenuti e benvenute in un nuovo programma di RBE Radio e TV. Fede Sfide. Questo è il titolo di un progetto che nasce come format radiofonico qualche anno fa, un progetto in cui dedicavamo attenzione e spazio al dialogo e al confronto tra le religioni. Fede Sfide ora diventa un progetto video in cui andremo ad incontrare 6 persone differenti che ci racconteranno la loro vita, il loro impegno quotidiano nella società, le sfide che hanno colto e anche i loro cammini di ricerca spirituale. Fede Sfide inizia con la prima puntata in cui sarà ospite Claudia Bertinat, sindaca del comune di Rorà. Claudia Bertinat, sindaca del comune di Rorà, da quanto tempo, quanti anni hai? E, insomma, tu hai fatto un percorso di studi per arrivare a diventare sindaca o è stata una cosa che poi è uscita, è nata, è arrivata in modo un po' inaspettato? Bella domanda. Allora, a Rorà non ci sono nata perché una parte, il lato materno della mia famiglia è di origine marchigiana, quindi sono nata nelle Marche. Ma mio papà è di Bobbio Pellice, si è poi trasferito a Rorà e quindi l'imprinting giovanile rispetto al territorio di Rorà l'ho avuto ed è stato anche lì la base, soprattutto l'amore per il territorio, per i boschi, è stato proprio la base per il mio percorso di studi, perché mi sono laureata in scienze forestali e ambientali e poi ho iniziato a lavorare nel settore dei parchi. Non avrei mai pensato di mettermi in un'amministrazione e invece poi sono stata chiamata da Giorgio Detto, che all'epoca era sindaco nel 2009, e tra di me ho detto ma proviamo, vediamo, uno non sa neanche bene il ruolo del consigliere comunale, imparare, e deve imparare. Mi sono messa in gioco dicendo ho delle competenze e vediamo se riesco a dar qualcosa e da lì è nato un percorso straordinario, proprio nel termine letterale, che uno non si aspetta. Mi sono messa in gioco fino al punto di dire ho avuto tanto, vediamo cosa riesco a mettere a frutto. Mi sono messa in gioco e mi sono candidata a sindaca e adesso sto facendo quello che è un mandato, non si sa se è una professione, è un mandato con tante incognite, però è un grande percorso personale di crescita. Se dovessi raccontarci il tuo percorso di fede, tu hai un'appartenenza religiosa, la tua famiglia ti ha trasmesso sicuramente, insomma, delle conoscenze rispetto anche alle varie religioni, anche perché tu hai la mamma e il papà di due religioni diverse, e quindi qual è stato un po' il tuo percorso, ecco, da questo punto di vista, dal punto di vista della fede? Sì, sono cresciuta su un percorso parallelo, trovandomi sempre a metà. Non lo dico con un'ottica dispregiativa di chi si trova a metà, ma perché ho sempre cercato di coniugare le due fedi dei miei genitori, quindi mia mamma cattolica e mio papà valdese. E c'è stato un momento in cui dici, ma cosa dice una fede, cosa dice l'altra?
fino anche a dire, ma è solo la fede cristiana quella che può sviluppare l'uomo, e mi sono approcciata più o meno sui 30 anni anche al mondo dello yoga, quindi alle discipline orientali. Lì ho allacciato anche un percorso di conoscere altre religioni, sono stata anche in India e quello che è emerso, che mi rimarrà sempre dentro, è che le forme per cercare di dialogare con qualcosa che è più grande di noi sono diverse, però poi la spiritualità è la stessa. Così che alla fine, nel mio cammino, ho voluto andare un po' al centro del messaggio di Gesù Cristo e ho iniziato a studiare anche la Bibbia in ebraico, e tant'è che continuo a frequentare un po' l'unico spiraglio che mi sono ancora permessa di tenere nelle mie passioni, di frequentare un corso online con il MEIS di Ferrara. Ci troviamo tutti i lunedì alle 17 e lo studio della Bibbia mi dà sostegno, nel senso che ti dà quegli strumenti per leggere la realtà. Tant'è che nei vari passaggi biblici c'è quello che dovrebbe essere adottato da tutti i politici, che è il re Salomone, che nella sua preghiera a Dio gli dice: concedimi un cuore capace di discernere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, affinché possa amministrare questo mio popolo, questa mia comunità, nel modo migliore possibile. E l'ho scritta anche nella mia agenda. Tra l'altro il re Salomone è stato un re amatissimo e che insomma è ricordato per essere stato un re veramente molto attento alle esigenze del suo popolo. Quindi insomma ha il suo perché questa preghiera. Ha il suo perché, la trovo come passaggio del politico. L'ho segnata a inizio anno di quest'anno e anche dell'anno precedente, e molte volte dico... Non sempre prego al Signore, ognuno ha una sua intimità. Dico, certo. aiutami, anche il mio Dio personale, perché è difficile per me proprio inquadrare in un Dio. Non riesco a dargli un nome ben preciso, ma questo forse per chiunque. Però ho trascritto in ebraico e poi nella traduzione, un po' interpretata da me, la preghiera del re Salomone. Perché la difficoltà, intanto dell'umanità, ma proprio anche di un politico, di un amministratore, è quella di non riuscire a leggere bene che cosa gli viene chiesto, il discernimento. Se ognuno riuscisse a discernere ciò che la storia ti sta mettendo davanti, si riuscirebbe a capire ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Quindi in qualche modo possiamo dire che la fede ti ha posto delle sfide, sia nella tua vita personale, sia nel ruolo che hai scelto di avere adesso, quello di sindaca. La fede, la necessità di capire il percorso dell'uomo impone una sfida continua. E scusa se passo di palo in frasca, ma l'altra sfida continua dell'uomo è proprio quella di conoscere se stessi. E quindi la fede in chiave proprio di conoscere chi siamo e perché siamo qua. È una sfida continua, e il fatto di essere in un ruolo amministrativo ti dà la possibilità di arricchirti, ma anche il confronto con le tante verità che ci sono. Una cosa che ho imparato e che spero di poter mettere a frutto, amministrare bene: quando hai le esigenze delle persone, non c'è un'unica verità, perché c'è uno che ha un'esigenza, l'altro che ne ha un'altra, e il ruolo del sindaco è cercare di conciliare. Ci sono tante versioni. Sono tante versioni, sì, sì. E la fede in questo caso ti supporta. Sì. In questo caso, insomma, nel ruolo di sindaca di un piccolo comune, quali sono le sfide più importanti che ti trovi a sbrogliare giorno dopo giorno? Dovendocene elencare qualcuna concretamente. Allora, si va su tanti livelli. Se io aprissi ora il computer avrei 100 lettere. 100 mail da smaltire. Da smaltire. Per fortuna ci sono dei collaboratori validi. Purtroppo come personale è pochino, ma ci dobbiamo per forza avvalere di collaboratori esterni. Quindi la sfida è quella di restare
in questa realtà storica che è di una burocrazia, di un meccanismo di rendicontazioni, di piattaforme, di procedure informatiche che ti sfiniscono. Quindi la sfida è questa, ma sapendo che prima della piattaforma informatica c'è il cittadino o la cittadina. Io, anche vivendo in me stessa, dicendoti queste cose, quindi c'è una sensibilità. A volte sono qua che devo rispondere entro mezzogiorno a qualcuno, ti arriva il cittadino e tu dici no, adesso che cosa gli dico? Non ho tempo. E non è bello. Mm. Non è bello. Quindi la sfida è sempre di ricordarsi che hai la cittadinanza prima della piattaforma. Certo, bellissimo. E come scuola c'è l'elementare? Non c'è più l'elementare. Non ci sono più l'elementare. No. Che era comunque già una pluriclasse, immagino. Era già una pluriclasse, sì. Sì. E eravamo arrivati a avere 6-7 bambini, per cui era diventata, però ti parlo del 2013, 6-7 bambini. Il numero per tenerla aperta come scuola di montagna statale è 8. E c'era anche l'asilo o c'era solo la scuola elementare? E c'era solo la scuola elementare. Questo è l'orologio di Rorà, quindi. Cioè è un orologio che appartiene alla comunità di Rorà. Questo è l'orologio storico della comunità di Rorà. E è un orologio che è stato itinerante. La sua epoca è di metà dell'Ottocento. Ogni comune, sia allora come oggi, deve garantire l'ora pubblica su una torre del comune piuttosto che in un altro luogo. Il comune di Rorà, l'edificio, non ha la torre e quindi ci si avvaleva all'epoca della torre del campanile della Chiesa Cattolica. Inizialmente questo orologio era proprio sulla Chiesa Cattolica e leggendo gli atti antichi di quell'epoca si legge proprio che il prete era stufo di doverlo continuamente aggiustare, che c'era sempre un problema tra l'umidità, la non umidità. Immagino. E anche andarlo a ricaricare, quindi era una fonte di lite. L'orologio, dare il tempo, era una fonte di lite, quanto però era importante perché comunque segnava anche le ore per la distribuzione delle acque, per bagnare i campi e quindi non aveva la valenza di oggi il tempo con la frenesia, però aveva il suo significato agrario. Quindi dopo quel periodo iniziale sulla Chiesa Cattolica si è spostato sul campanile del Tempio Valdese e da lì è rimasto fino agli anni 20 del 1900 ed è stato poi sostituito e ha viaggiato un po' dappertutto. Finché poi nel mio mandato, quando sono stata eletta nel 2019, era sotto un tavolo nascosto, mi arriva un messaggio, io cado un po' dal pero perché va detto che quando uno viene eletto sindaco o sindaca, come si vuol dire, non sa bene che cammino andrà a fare. Non sa più che altro tutte le cose di cui dovrà occuparsi. Esattamente, non sai né chi sei, né che cosa dovrai fare, il ruolo che hai, ti devi conoscere anche certo. La comunità, ma la comunità bene o male uno la conosce, però il ruolo che puoi dare nella comunità come sindaco lo impari insieme agli altri e anche da sola. Quindi mi era arrivato questo messaggio che l'orologio era rotto e il comune era tenuto a sistemarlo e dico pure l'orologio dobbiamo aggiustare. Quindi ci siamo adoperati per trovare qualcuno. Certo. Poi in realtà c'è un orologiaio storico che viene, quindi quando ho contattato questi maestri orologiai conoscevano perfettamente la storia degli orologi di Rorà. Ok, erano già a conoscenza di tutto. Quindi nell'iter di aggiustare l'orologio attuale è poi nata anche la possibilità di aggiustare questo orologio qua. E quindi come amministrazione ci siamo detti questo è l'orologio della comunità e quindi è di tutti, segna delle tappe della storia di Rorà, lo aggiustiamo, lo mettiamo in mostra così che anche nei convegni, in qualsiasi occasione,
il tempo storico viene scandito. Bello, quindi è potenzialmente utilizzabile, volendo. È stato ristrutturato perché è potenzialmente utilizzabile. Tutti i pezzi sono originali e questo dà il suo valore aggiunto. Sono tutti fatti a mano e se uno va a vedere i vari tondini, queste cose qua, sono diversi uno dall'altro. Per cui è un patrimonio storico del nostro piccolo comune. Certo. Nell'ambito... È come ristrutturare un organo, un orologio, nel senso che sono hanno talmente tanti elementi e patiscono, immagino, anche appunto il cambio del tempo, che poi bisogna sapere come farlo. Non penso sia stato facile, ecco. Vabbè, vi siete appoggiati appunto a dei master orologiai, sì, che sanno il loro mestiere, però trovarne non è così semplice. A volte il tempo anche che ci mettono per ristrutturare è lungo. Ci hanno messo diversi mesi, poi mi mandavano il video perché l'hanno smontato completamente, l'hanno oliato e poi l'hanno rimontato e ogni volta mandavano il video. E nell'ambito di queste telefonate, ripartendo al 2019, perché questo poi è stato aggiustato nel 2020, come dicevo, uno viene eletta sindaca, non sa che cosa deve fare, e c'è un meccanismo di ingranaggio complesso, molto più veloce del tempo del 1850. Immagino, sì. E quindi ho detto, come facciamo con l'orologio, quello attuale che segna l'ora? Quindi trova questa ditta. E l'orologio ormai era fermo da un mese, quindi parliamo ad agosto con i villeggianti, non c'è l'ora, e l'ora segna anche con la campana un ritmo, e c'era una pressione per poter risolvere questo problema. Ma ovviamente uno fa il possibile, non sa bene neanche la spesa, devi avere la copertura, e quindi chiamo questa ditta di orologiai storici e senti una voce che risponde da un luogo lontanissimo. Sembra che fosse nel luogo che custodisce il tempo. Quindi era un signor anziano che poi ho scoperto che aveva aggiustato l'attuale orologio, quindi sapeva tutto della storia dell'orologio di Rorà, e lì mi ha dato il primo insegnamento, con la quale sto lavorando ancora oggi. Praticamente questo signor anziano, che poi è il padre del maestro orologiaio che ha ristrutturato questo, dalla sua officina mi dice, io gli dico, preliminarmente gli dico, il nostro orologio è rotto, è già da un mese che è fermo, non so come fare, non so voi come potete fare un preventivo perché arrivate da 2 ore di macchina, quindi in qualche modo dobbiamo risolvere il problema. E lui, con la saggezza dei suoi anni, risponde semplicemente: le cose ferme non vanno mai bene. E me l'ha detto con una tale enfasi che mi è rimasto segnato nella mia mente. Così che il mio mandato di sindaco l'ho svolto così, sapendo che le cose ferme non vanno mai bene. E da lì in avanti, ogni volta che non sapevo come fare, ho detto, muoviamo comunque qualcosa, telefoniamo a qualcuno, chiediamo al vicino, e ho appreso quell'insegnamento, diciamo, Jedi, come uno dei fondamenti del mandato di un sindaco o di una sindaca. Sì, a me fa anche pensare questo, che poi... è anche un appoggio, no? Nel senso che non è che uno debba risolvere sempre tutto da solo, ci si può anche appoggiare all'esperienza, a qualcosa che è già stato fatto e che uno non conosceva, e quindi insomma mettere insieme le teste, il sapere anche di altre persone, a volte è utile, no? A volte ci incaponiamo un po' a voler far da soli perché forse pensiamo che ce la possiamo fare, non so, o per motivo di orgoglio, per motivo anche di caratteristiche del carattere che ognuno di noi ha, però insomma aiutare, invece farsi aiutare e condividere quello che si è fatto e prendere esempio da altri che hanno fatto già il tuo percorso è utile. Sì, proprio effettivamente la condivisione è l'unico modo per riuscire ad andare avanti. Per come è impostato adesso, diciamo, il governo attuale, le amministrazioni attuali, bisogna condividere il più possibile le esperienze, le professionalità, e condividere anche con il paese, perché a volte con la comunità, a volte uno ha in testa un progetto che poi magari la comunità non lo vive, non ha questa esigenza, quindi nell'incontro si trova lo sviluppo. Certo, certo. Thank you.
Quindi siamo partiti già parlando di Chiesa Cattolica, Chiesa Valdese, vabbè, il tuo ruolo, il ruolo di sindaca, quindi la parte amministrativa di un piccolo comune. E a Rorà però c'è stata anche la comunità ebraica in passato. Allora, l'identità di Rorà è un'identità, parlando di fede, valdese. Quindi è un popolo che ha da sempre lottato per i suoi diritti e quindi sa cosa vuol dire non poter professare liberamente il proprio pensiero e la propria fede. E questo è anche per me un supporto ed è una forza non indifferente rispetto al lavoro che faccio ogni giorno. Nel periodo 43-45 ci sono state 21 persone di origine ebraica, quindi di fede diversa di quella certo. cattolica, cristiana, valdese. E appunto dopo il 43 molti ebrei si sono dovuti nascondere, ma già anche prima, e la comunità di Rorà ne ha ospitati 21 nelle diverse case, nelle diverse abitazioni, chi poteva ospitare. E il valore di questa ospitalità sta soprattutto nel silenzio che l'intero paese ha avuto nei loro confronti, perché in un periodo in cui non c'era di che vivere, perché non c'era nulla, se uno andava a denunciare la presenza di un ebreo, riceveva una taglia non indifferente. Tutti sapevano di queste persone, ma nessuno ha fatto la spia sostanzialmente, quindi sono stati in qualche modo tutelati da tutti. E quindi il valore di questa ospitalità sta molto nel silenzio dell'intera comunità. È rimasto un legame, ci si incontra con i figli delle persone, nipoti, delle persone che erano state ospitate. E nel giugno, vado a braccio, mi sembra 2020 o 2021, adesso nel parlare colloquiale magari mi confondo gli anni, potrebbe essere anche 2021, praticamente il figlio di Roberto Terracini, David, ci ha voluto omaggiare dei disegni che suo padre, diciamo delle stampe, dei disegni che suo padre fece negli anni in cui era rifugiato a Rorà. Opere, disegni, bozzetti dell'artista Roberto Terracini, questo è il suo autoritratto. Le opere che vediamo esposte qui al Salone ci sono state regalate dal figlio, ovviamente in copia, David Terracini. E qui c'è l'autoritratto dell'artista, che era uno scultore e poi però in quell'epoca ha potuto solo far disegni. Oltre a raffigurare aspetti della vita di Rorà, raffigura dei volti e quindi ha un valore aggiunto, perché è riuscito a cogliere anche la riflessione, il momento difficile dei partigiani di quell'epoca e anche del mondo contadino, di chi viveva proprio la povertà e le difficoltà del momento storico tra 43 e 45. E la mostra è stata inaugurata nel 2021, nel giugno, in epoca, diciamo, Covid, quindi le foto che abbiamo dell'inaugurazione, siamo tutti mascherati, però il momento di condivisione c'è stato da parte di tutta la popolazione, quindi è stato un bel momento e abbiamo appeso i suoi disegni, abbiamo deciso di farli in una mostra permanente, così che ogni volta che il salone è affittato ognuno può vedere un periodo storico difficile per il mondo intero e che si riflette anche nelle realtà piccole. C'è uno specchio di quel periodo lì. Sì. E dove fu ospitata la famiglia Terracini? Questa è una bella domanda, perché la famiglia Terracini venne ospitata alla Cascina Vernarea, che nel tempo si vede che c'è un destino per ogni cosa. Quindi quell'immobile lì è destinato all'accoglienza. Accolse Terracini e la sua famiglia nel 43 e oggi ci sono due ragazzi che praticamente ospitano famiglie sfollate dall'Ucraina, ma anche dalla Russia. Chi ha problemi ovviamente in Russia per le sue idee politiche, non ha la libertà di pensiero, viene ospitato in questa cascina qua, la Vernarea, che ha assunto il nome di Casa col Forno. Bello, quindi è proprio una storia che si ripete, ecco, questa storia di accoglienza. Sì. Beh, anche immagini di vita ci contadina. Sono, sì, il valore anche storico è l'immagine di vita contadina, di strumenti di lavoro, bestiame che era presente all'epoca, le disgrazie, perché ci sono case incendiate, il paesaggio di quel periodo lì, quindi è un modo anche di
ricordare il passato, quegli anni lì, tramite il disegno. E anche la questione religiosa è stata ripresa sì, dall'artista. Nel 1944 ci fu praticamente un periodo in cui gli aerei americani cercavano di aiutare chi stava combattendo, chi stava facendo, diciamo, i partigiani, e ci fu una sera in cui, a causa della nebbia, si schiantarono a memoria 5 aerei nelle varie vallate del Pinerolese e limitrofe, e le persone che raccolsero un aereo schiantato qua a Rorà, nella zona del Bunet, siccome erano poi deceduti poco dopo l'impatto, gli dedicarono comunque un momento religioso, non, certo, sapendo bene di quale professione, fecero sia il rito cattolico valdese con una presenza e una benedizione, se ricordo bene, anche di fede ebraica, ah, perché non si sapeva il defunto di che religione, confessione fosse. E qui abbiamo il disegno di quel momento lì. Bello. Questo è uno dei tanti sentieri che portano nell'area cosiddetta i boschi dei banditi. Mm. Da qui tutto il versante fino quasi ai Pissai, la Gianavella. Gianavello difese il nostro territorio ed è conosciuto come Bosco dei Banditi. E oggi Rorà, come superficie boscata, metà del suo territorio. Mm. Mentre una volta era più pascolo? Era più pascolo, sì, 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 il bosco è cresciuto. E passeggiare nei boschi, ritornando al fulcro del nostro discorso, ti dà quell'armonia che ti induce a pensare in maniera un po' più rilassata e a vedere meglio le cose. Come sovente accade nei luoghi piccoli e anche nei luoghi montani, quindi che portano con sé anche magari un silenzio, un paesaggio che accoglie, sono luoghi prescelti a volte anche per delle comunità che vogliono avere un proprio spazio, come in questo caso potrebbe essere. Hai detto bene, perché i luoghi alpini di montagna già offrono col loro paesaggio, con il silenzio, offrono già un aspetto meditativo non indifferente. Ti dà proprio l'ambiente che ti circonda, ti dà un senso di accoglienza. Camminare nei boschi ti dà un'accoglienza particolare, ed è anche stato sviluppato il fatto che alcuni boschi ti offrono più meditazione di altri, e nella fattispecie proprio le faggete, con i loro giochi di luce e ombra, sono molto meditative. Tra le varie comunità, diciamo, religiose, ce ne fu una che si ritrovò diversi anni a meditare, che è una comunità buddista, non so di quale filone, e abbiamo ereditato oggi infatti un ostello che negli anni 90 ospitava meditazioni buddiste, e abbiamo ereditato, oltre all'immobile, proprio una campana che viene dal Tibet, una campana tibetana, dove ci sono le preghiere sopra, facendola girare, queste preghiere si diffondono nell'aria. A proposito di cittadinanza, la cittadinanza di Rorà ha lavorato in modo comunitario ad un progetto recentemente che riprende anche un po' la storia valdese, il progetto del docufilm su Gianavello. Ti ringrazio di avermelo chiesto. Questa è come l'intervista di oggi. Non avrei mai pensato che nel mio mandato di sindaca avrei fatto anche l'attrice. La comparsa è nel docufilm Coscienza e Resistenza. Questa è la locandina che è stata fatta l'anno scorso. È stato anche questo un percorso veramente arricchente. Praticamente mi ha dato la possibilità di conoscere in un'altra forma la storia del paese di Rorà,
Mi sono riletta il libro di Bruna Peyrot sul bandito valdese. Ho cercato di entrare nei panni della locandiera che assisteva come poteva Gianavello nella sua sfida. E il fatto di mettere degli abiti di qualcuno del 1600 e cercare di capire come poteva pensare, che cosa avrebbe detto, ti approfondisce il livello storico e una consapevolezza diversa. È chiaro che non sei in quella difficoltà lì, però studi in maniera ancora più sensibile, più approfondita rispetto a solo leggere. Certo, perché c'è un'emozione in più in questo caso. Esatto, l'emozione proprio che nel ruolo che poi è stato recitato ti pone la domanda, dici: era proprio così? Veramente avrebbe detto con questo tono, con questa preoccupazione, questa donna si sarebbe preoccupata di difendere Gianavello, di supportarlo? E questo docufilm ha arricchito un po' tutti i partecipanti. La cosa bella è che una bella partecipazione di molti rorenghi, anche di rorenghi che sono andati via, che poi si sono messi in gioco per questa testimonianza. E ripercorrere la via di Gianavello, i suoi sentieri, anche il sentiero dei banditi, mi ha dato un punto fermo in più, che è proprio dire: quando hai il discernimento della tua fede, di ciò che è giusto, allora sei fermo e vai avanti. E in quell'ambito lì, l'anno scorso è stato un anno difficile anche come amministratrice per vari motivi, avevo la sua roccia che in qualche modo mi supportava. Bene. Qui vediamo un po' di pietre accatastate, vediamo un tetto coperto a lose, una muratura a lose. Rorà è conosciuta come il paese dei brusapere. Ah, è vero. Siamo legati alle risorse naturali. E quindi, ritornando nel fulcro della nostra intervista, siamo sempre nell'equilibrio tra dare e avere rispetto alla natura. E questo è un punto che ti pone tante domande. Però nell'ottica invece più colloquiale, comunque il nostro paese è formato di pietre e il centro storico è tutte pietre, e quelle che vediamo qua sono delle lose che sono state lavorate, estratte dalle cave di Rorà. Se tu potessi realizzare un tuo sogno nel prossimo futuro, una sfida che magari ti sei portata dietro da un po' di tempo, quale potrebbe essere, se ce l'hai, se hai avuto modo di... Personale o di sindaca? Quello che preferisci, non so. Non so se è difficile scindere un po' il ruolo in questo momento. È un po' sì, perché il percorso dell'uomo o della donna rimarrà per sempre. Ed è proprio questa la mia sfida personale, questa qua di capire, leggere, capire chi siamo. Questa è la mia sfida personale. Come sindaca la sfida è quella di valorizzare, ma di sviluppare il paese affinché torni a essere più abitato, affinché sia accogliente in servizi, proprio per non decrescere. Se uno vede l'evoluzione storica o la devoluzione delle comunità alpine, vede proprio uno sgretolamento. Negli ultimi 40 anni è andato via ogni anno un 10% della popolazione, dici è tanto, e siamo a 227 abitanti, che è il minimo storico. E la mia sfida è quella lì, di poter offrire servizi tali per cui la gente torni ad abitare a Rorà. Certo. Tat samidur varenyam.
E questa era una preghiera? In sanscrito. Reduce. Che hai studiato oltre all'ebraico? Oltre, non so. No, è nel corso di yoga. Ah, ok. È una preghiera al sole che ti dice aiutami a vedere meglio. Quindi il filo conduttore è sempre quello. È sempre quello. Dammi un'idea del cammino davanti a me. Sì, sì. E il gesto di far ruotare? Allora, si può far suonare o così, con... Oppure... Cioè si crea una, sì. Come quando suoni il bicchiere... Sì, sul... esatto, è un'armonia che crei. E come tutte le campane tibetane, ti riconduce a un'armonia dell'universo. Molto bello. Bello, bello. Grazie, grazie a voi.